Villa Serena, ora si muove la regione, l'assessore al sociale Lanzarin chiede chiarimenti. Imperativo dell'ANFAS, lungo la ciclopista devono passare tutti, nessuno deve rimanere escluso. L'assessore Marcato chiede il tribunale per le imprese e annuncia linea di credito per le aziende colpite dal crollo delle banche. Tragica carambola sulla Valsugana, camion cisterna contro auto, muore un cinquantenne costovaro. Quartiere San Marco, viabilità modificata per venire incontro alle esigenze degli scolari. A Bassano Expo va in scena Eco Casa per un'abitazione su sostenibile e con energia pulita. Scende in strada la rabbia dei lavoratori dell'Anselmi, manifestazione per chiedere certezze sul futuro. Buonasera telespettatori, dopo la protesta di familiari di alcuni anziani ospiti di Villa Serena e l'interrogazione presentata dal capogruppo della Lega Nord Nicola Finco, oggi interviene l'assessore regionale alle politiche sociali Manuela Lanzarin. Sentite. Adesso farò gli approfondimenti del caso, proverò a sentire anche la nostra USL, l'USL pedemontana, per capire effettivamente ed eventualmente fare una ricognizione, una visita vera e propria, insomma, sopra il luogo. Villa Serena, la regione vuol capire se tutta questa serenità sia solo un nome, perché poi nei fatti c'è questa lettera di protesta in cui nero su bianco i familiari di alcuni anziani ospiti della casa di riposo di Bassano denunciano i disagi e le sofferenze che i ricoverati sarebbero costretti a sopportare per presunte carenze organizzative. Dopo l'intervento di Rete Veneta, il capogruppo in consiglio regionale della Lega Nord, Nicola Finco, ha presentato un'interrogazione chiedendo che si verifichi la qualità dei servizi erogati dall'istituto. Immediata la replica dell'assessore veneto alle politiche sociali, Manuela Lanzarin, che annuncia un sopralluogo. Personale deve essere impiegato in base a standard regionali qualitativi, la famosa legge dell'accreditamento 22, faremo le analisi e la valutazione del caso e poi capiremo qual è il problema. Il capogruppo della Lega Nord, Nicola Finco, ha chiesto al sindaco di convocare una commissione o un consiglio comunale urgente per verificare la fondatezza delle accuse. Questo perché la residenza per anziani è gestita dall'istituto Cima Colbacchini, ente di assistenza benefica che, come riporta il suo sito, è guidato da un consiglio di amministrazione nominato proprio dal sindaco di Bassano del Grappa. Ma adesso anche la regione ci vuol vedere chiaro e annuncia controlli. Fatti i controlli, verificato se ci sono dei problemi reali, faremo i dovuti richiami o le dovute sollecitazioni, oppure capiremo bene, bisogna risolverli in tempi brevi, perché qui insomma sono poi le persone, insomma noi dobbiamo aver cura delle persone soprattutto fragili, come in questo caso anziani, che devono avere la massima assistenza e i massimi livelli qualitativi. Noi di Rete Veneta ovviamente continueremo a tenere sotto controllo la situazione e non smetteremo di interessare le istituzioni competenti. Il nostro posto, ormai lo sapete, è accanto ai cittadini, perché Serena non sia solo un nome. Siamo ora alla ciclopista, ecco perché la soluzione con la terra battuta non va bene. Tutti i cittadini, devono essere nelle condizioni di poter usufruire di questi paesaggistici, questi posti, queste aree, questi percorsi, insomma, ecco. Questo è l'imperativo categorico dell'ANFAS. Bisogna dare a tutti, in particolar modo alle categorie più deboli come i disabili, la possibilità di usufruire del sentiero lungo il Brenta. Perché, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, in questo momento quel passaggio naturale resta un sogno negato per chi è costretto in carrozzina. Su questo punto lanciamo un messaggio chiaro a quella parte di comitato che resta su posizioni intransigenti. Il tempo delle liti e delle prese di posizione è finito. Fate come i vostri colleghi che hanno accettato di confrontarsi e come il FAI che ha dato un importante contributo su questa vicenda. Se veramente si vuole dare l'opportunità a tutti, nessuno escluso, di percorrere questo tratto, il progetto deve andare avanti con le modifiche apportate durante l'ultima riunione in regione. Sistemarlo con la terra battuta non è una soluzione adatta. Alla prima pioggia con il dilavamento si andrebbero a formare quei solchi e quelle buche che non solo mettono a rischio chi è in difficoltà, ma anche chi usa il sentiero semplicemente per andare a correre o passeggiare. È stato garantito l'utilizzo di un composto naturale, una soluzione che non si rovina e permette il passaggio di tutti. L'imperativo quindi è: il tempo delle barriere è finito.
A me dispiace sentire ancora questa cosa dopo 40 anni che sono presidente, che le barriere o comunque le abbiamo discusse a tutti i livelli. Io quello che posso dire è che bisogna mettere in condizioni tutte le persone, dalla nascita in carrozzina a quando saremo anziani, come la sottoscritta, che ha bisogno di aiuto. Tribunale delle imprese, si moltiplicano gli appelli per l'apertura del nuovo servizio e ci sono novità anche per le imprese colpite dal crollo delle popolari venete. Noi non possiamo essere un gigante economico e un nano burocratico, perché questo è il dramma. Al gigante, in questo caso il territorio della pedemontana che traina economicamente il resto del nostro paese, avevano costruito un vestito su misura. Quel tribunale nuovo di zecca e mai aperto. Poi la burocrazia, mascherata da riforma, ha scippato il palazzo di giustizia e al gigante bassanese non è rimasto altro da fare che condividere la casa, stringendosi di parecchio a Vicenza, per la disperazione di migliaia di imprenditori. Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, appoggia la richiesta avanzata da Confartigianato di avere sul territorio almeno un tribunale per le imprese. Servono strutture anche di questa natura sul territorio per consentire agli imprenditori di fare gli imprenditori. Non è che chiediamo chissà quali cose, questo è uno strumento che può dare una mano a velocizzare e quindi a non a fare cose straordinarie, a fare bene il proprio lavoro. Intanto sul fronte della crisi delle popolari venete, la Regione ha annunciato una linea di accesso al credito privilegiato per le imprese in ginocchio. L'intervento, ha precisato Marcato, riguarderà in particolare chi, nell'arco del biennio 2014-2016, ha subito le conseguenze negative della svalutazione dei titoli acquistati dalle banche responsabili della crisi. Verrà utilizzato un fondo regionale per un controvalore di 5 milioni di euro. E un tragico schianto è avvenuto sulla Val Sugana, due feriti e un morto. Si tratta di un albanese di 50 anni. Sangue sull'asfalto, ancora una storia di morte sulla Val Sugana. Sono le 8 del mattino quando all'altezza di Solagna una Volkswagen sbanda sulla destra, colpisce un palo e con una drammatica carambola finisce sulla sinistra, dove impatta di striscio su un'autobotte carica di gasolio per piombare contro una recinzione. Nella vettura devastata dal terribile schianto, tre kosovari, due fratelli e il cognato, partiti la sera prima da Düsseldorf in Germania e diretti alla questura di Treviso per alcune pratiche. Due restano feriti, mentre muore il passeggero nel sedile posteriore, un cinquantenne che abita di Strana. I medici del 118 lo trovano sotto le ruote del monovolume e già senza vita. Sul posto la polizia locale di Bassano con i carabinieri e la polstrada per ricostruire la dinamica dello schianto. Forse la causa dell'incidente è un colpo di sonno del 55enne alla guida, che verrà presumibilmente indagato per omicidio stradale. Per alcune ore la statale 47 resta bloccata e si formano lunghissime code. Poi verso le 11 del mattino tutto torna alla normalità. Il traffico ricomincia a correre e ad urlare, un'auto dietro l'altra, ognuno rincorrendo la propria quotidianità, nell'inconsapevolezza o nell'indifferenza che proprio lì l'ennesima vita è andata in frantumi. Cambia la viabilità vicino al polo comprensivo 1 nel quartiere San Marco. Bassano. Incontro tra l'amministrazione, il comandante della polizia locale Ruaro, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo 1 e i dirigenti della Baxi per parlare delle criticità vicino al polo scolastico di quartiere San Marco. Bisogna superare alcune difficoltà che riguardano le strade vicino alla scuola primaria Campesano e alla scuola secondaria Generale Basso. L'amministrazione, dopo aver istituito il senso unico in via Andriollo al fine di limitare il traffico di fronte alla Generale Basso, provvederà alla riperimetrazione della Aiuola tra via Trozzetti e via Van Axel Castelli e proseguirà con l'attività di prevenzione e controllo da parte della polizia locale. La Baxi si è impegnata a far rispettare ai propri clienti il divieto di transito davanti alla scuola Campesano in determinati orari e installerà delle sbarre all'uscita dell'azienda per rispettare le fasce di divieto. E andiamo a Cassola, dove il comune ha annunciato il piano degli interventi per i prossimi 3 anni. Cassola, almeno 5 milioni e mezzo di investimenti in opere pubbliche in 3 anni, senza tagli ai servizi, sociale compreso. È quanto annunciato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Aldo Maroso, giunto ormai al giro di boa del suo mandato. Il primo cittadino ha promesso anche un impegno sulla riduzione fiscale per famiglie e imprese. La previsione triennale di bilancio mette in gioco una cifra complessiva di 30 milioni di euro, da qui sino al 2019.
Tra le opere più importanti da realizzare c'è il recupero dell'area ex acquapark. Molta attenzione poi anche alla viabilità. Verrà sistemato con un semaforo intelligente e rispettive asfaltature l'incrocio tra via Roma e via De Gasperi. Sarà realizzata una rotatoria in via Marini e verrà messa in sicurezza con una ciclabile via Grande. E a Pozzoleone è tutto pronto per la fiera di San Valentino. Pozzoleone. La pioggia l'anno scorso aveva spinto gli organizzatori a prolungare la fiera di un weekend e questa decisione garantì il record di presenze. Quest'anno si tenterà di bissare, ma con il bel tempo. 501 anni di storia, 3.000 abitanti che la organizzano e la sostengono, 121 sindaci invitati all'inaugurazione, 2.000 copie del volume dedicato fieramente realizzate. Numeri da record per la fiera di San Valentino dal 10 al 19 febbraio. Il sindaco, già da scuccato, ha fatto sapere che ormai la famosa piazza del grano, che sta ritornando al vecchio splendore, è pronta, con la speranza che il sole torni a baciare la fiera dedicata al santo degli innamorati. E riaprono le porte di Bassano Expo, torna la fiera dedicata alla casa ecologica e sostenibile. È punto di riferimento per chi, impresa o privato, voglia restaurare, migliorare o rinnovare un'abitazione e voglia farlo nel segno dell'ecologia e della sostenibilità. Sono ancora una volta queste, infatti, le parole chiave di Eco Casa, evento tra i più attesi del calendario fieristico di Bassano Expo, che torna per due weekend consecutivi da sabato 4 a domenica 12 febbraio. Mille motivi per vederla, ecco. Primo, il fatto che è la sesta edizione, secondo, l'evento più importante del polo fieristico e poi il terzo, quello che è più importante, pensate, una settantina di aziende nel territorio, se volete vedere prodotti e servizi sulla casa ecologica e economica, penso che sia l'occasione giusta. La fiera della casa economica ed ecologica, la più importante vetrina del bassanese, dedicata alla bioedilizia, al risparmio energetico, all'ecosostenibilità, alle energie alternative e ai sistemi di costruzione più innovativi. Aspettiamo professionisti che si fanno un'idea a 360 gradi, poi ovviamente per le famiglie che vogliono ristrutturare casa o anche coppie che stanno pensando al proprio futuro. Una settantina gli espositori presenti ad EcoCasa, capaci di spaziare tra tutti i settori dell'edilizia. Che partiamo proprio dall'esterno, dal giardino, dai serramenti, dalle porte, ovviamente case in legno, case in muratura, case anche in paglia, pavimenti, area da bagno, tendaggi. Io dico, per ristrutturare casa o per costruire casa, è l'occasione giusta. Lavoratori dell'Anselmi in corteo a Padova. I tempi si allungano, dicono, e la burocrazia rischia di affossare l'offerta dell'acquirente. In manifestazione quindi per chiedere risposte positive e salvare i posti di lavoro. Fermati la pioggia che è scesa inesorabile per tutta la mattinata, i lavoratori delle fonderie Anselmi sono di nuovo in manifestazione. In 200 hanno sfilato per le vie della città per tenere alta l'attenzione e per chiedere risposte. Per l'Anselmi chiediamo il lavoro, chiediamo la riapertura dell'azienda attraverso un percorso di un nuovo imprenditore, perché è un'azienda ancora viva che può dare i suoi 120 posti di lavoro e ci sono i clienti. Duplice manifestazione, prima davanti all'azienda Campo San Piero, a seguire l'arrivo in treno a Padova per raggiungere in corteo gli uffici del curatore fallimentare del commissario, poi in tarda mattinata l'arrivo in prefettura e il presidio. Non volevamo assolutamente creare disagi, ma vogliamo soltanto venire a Padova per chiedere chiarezza su alcune risposte che tuttora non ci vengono date. Il nemico, oltre alla crisi, oggi è anche la burocrazia. Affinché vi sia un nuovo compratore serve che l'azienda venga messa all'asta. Devono passare 30 giorni, ma i compratori rischiano di spazientirsi. Queste proposte non si concretizzano perché c'è la burocrazia che ci blocca. Non sono in condizioni di aspettare lungaggini burocratiche, vorrebbero acquisire e partire con il lavoro. Questo non gli è permesso. In corteo anche i lavoratori dello stabilimento di Piombino Dese dell'Ariello, un nuovo fronte si apre nell'Alta Padovana. Ci chiudono il sito produttivo dell'Ariello, chiediamo all'Ariello di rimodificare la sua posizione, di tenere aperto il sito produttivo e addirittura pensiamo anche che si possa fare un cambio di mixer di prodotto e questo potrebbe mantenere i 72 dipendenti dell'Ariello di Piombino Dese. Parliamo di sanità e di possibilità, possibili criticità negli ospedali di Cittadella e Campo San Piero. Abbiamo intervistato il direttore generale.
Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato delle preoccupazioni dei sindaci e di alcuni esponenti politici dell'Alta Padovana di perdere qualità e servizi nei rispettivi ospedali con la nuova ULS Euganea. Abbiamo intercettato il direttore generale Domenico Scibetta, che risponde così alle lamentele. Noi ovviamente vigileremo sulle sue promesse, andremo a controllare. Sono preoccupazioni assolutamente infondate, perché il senso della legge 19, della grande rivoluzione delle ULS del Veneto, non è tanto quello di abbassare i livelli di servizi, ma addirittura al contrario, di recuperare risorse, razionalizzare risorse dell'apparato tecnico-amministrativo per reinvestirlo nei servizi e in qualità assistenziale. Quindi penso che non ci sia, sono fermamente convinto e posso rassicurare tutti quanti che non ci sarà nessun abbassamento dei livelli attualmente erogati. Noi ci confrontiamo con nuovi modelli assistenziali dovuti anche a un cambio di epidemiologia delle patologie, quindi le criticità sono i problemi che tutti i giorni affrontiamo nel riorganizzare i servizi, e allora a quel punto ce ne sono tanti, nel senso che fin quando c'è vivacità di evoluzione di modello culturale e assistenziale è chiaro che ci sono criticità da risolvere. E come ogni venerdì sentiamo di che si parlerà durante Agricoltura Veneta. Buonasera a tutti, con Mirko Fariello parleremo di pizze. Perché di pizze? Perché quest'anno potrebbe essere l'anno in cui l'arte della pizza napoletana è dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità. È un bel traguardo questo, Mirko. Beh, diciamo che è una cosa eccezionale che fa riconoscere la professione del pizzaiolo. Cosa significa questo? Può essere un ottimo trampolino di lancio per la professione e per dare il giusto peso anche in materia di produzione. Quando una pizza è veramente buona? Quando viene fatta veramente bene, con ingredienti di ottima qualità. Con prodotti del territorio in particolare? Se scegliamo quelli sicuramente avremo un ottimo prodotto. Lei usa soprattutto questi prodotti, mi pare? Bisogna usare soprattutto i prodotti del territorio. In questo momento che cosa usa? Beh, la cosa più importante in questo momento è il radicchio di Treviso. Poi lei ha vinto un premio mondiale con una pizza particolare. Abbiamo avuto la fortuna di vincere un premio, un terzo posto, con una pizza con dei carciofi del Castello di Sant'Erasmo. Isole Veneziane. Isole Veneziane, quindi del territorio. Le pizze che vanno per la maggiore? Quelle tradizionali e comunque le pizze anche con prodotti ricercati. E parleremo quindi di piante e di fiori. Il settore del Veneto è molto importante, anche se è un po' fermo ed è in attesa di interventi che lo rilancino. E con la CIA di Venezia e la Confederazione Italiana Agricoltori vi parleremo di carne, delle buone carni bovine di cui il Veneto è in testa per produzione. Vi presenteremo in particolare gli allevamenti del Veneto orientale. E poi tante tante notizie. Appuntamento a domani e domenica con Agricoltura Veneto. Invece questa sera appuntamento con Focus è il nostro direttore Luigi Baccelli a partire dalle 21.05. Con lui ci saranno in studio anche Franco Roccon, Ivan Palasgo, Diotti Salvi Perin, Federica Pietro Grande, Tiziana Agostini, Patrizia Peretti e Settimo Gottardo. E anche voi telespettatori potete partecipare alla diretta inviando i vostri sms. Ora vi lascio le previsioni del tempo di domani, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Vediamo sul Bassanese e sul Vicentino per domani, tranne qualche piccolo intervallo in primissima mattinata, avremo ancora queste piogge diffuse, non intense, però continue. Per domenica, ecco, una pausa tra il passaggio del ramo di un sistema perturbato e il successivo, quindi nelle prime ore fino a tarda mattinata avremo un cielo sì regolarmente nuvoloso, ma non dovremmo avere fenomeni. Poi di nuovo, ripeto, in tarda mattinata, primo pomeriggio, precipitazioni che iniziano, sono abbastanza diffuse, anche a carattere nevoso, ma sopra i 1000-1200 metri. I venti tendono ad essere dai quadranti settentrionali, sono deboli con qualche rinforzo. Le temperature sono cresciute, 6-7 gradi domani addirittura le minime, le massime non crescono molto, 7-8 gradi. Per domenica, ecco, c'è qualche piccolo rasserenamento, quindi il suolo perde velocemente il calore che ha accumulato e quindi ci scende la minima, scendono le minime intorno ai 2-3 gradi. Ecco. Per quanto riguarda poi le massime rimangono sugli 8, 7-8 gradi.